Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Jack e benvenuti in Nerd Week. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale Screen Week, cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie TV. Come ben sapete, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, il governo ha indetto l'allerta per alcune regioni d'Italia a causa del coronavirus, per cui per evitare il contagio di massa, molte strutture pubbliche e private sono state chiuse, come per esempio pub, grandi locali, locali per concerti e anche i cinema, per cui noi amanti del cinema, delle serie TV e soprattutto grandi cinefili non ci possiamo recare in sala per vedere le ultime uscite cinematografiche. Però non disperiamo perché abbiamo le nostre care piattaforme streaming, per cui oggi vi consiglio qualche film e qualche serie TV non tanto blasonate, nel senso alcune sono conosciute, però ho cercato di trovare qualche titolo che possa essere anche passato in sordina in modo da tenerci compagnia in questi giorni di allerta, soprattutto noi che abitiamo nelle regioni del nord Italia. Quindi cominciamo con Netflix, con i film di Netflix, e il primo che vi consiglio è The Founder, con protagonista Michael Keaton. Di che cosa parla The Founder? Della creazione della catena multimiliardaria di fast food McDonald's. Sembra una cosa abbastanza così, cioè nel senso che alcuni diranno sì, ma che cosa mi interessa? In verità è molto interessante il modo in cui si è sviluppato. Si è sviluppato in modo abbastanza analogo come quello di Facebook, nel senso che il creatore di tutto questo impero è Ray Kroc, ma non è colui che ha inventato il McDonald's, perché appunto lui non si chiama neanche McDonald's. Ha rubato nome, ha rubato il modo di fare cucina, mettiamolo in questi termini, in questi fast food, ed è molto interessante. Vi dico, la narrazione è ben ritmata, interessa quello che succede all'interno della scena, per cui ve la consiglio assolutamente. Il secondo film che vi consiglio invece è un original Netflix ed è Panama Papers. Qua si parla di scatole cinesi a livello finanziario, per cui tutti quei conti delle società, delle banche, di grandi aziende anche multimiliardarie che sono stati, diciamo, nascosti in isole, come per esempio dislocati in isole come per esempio le isole Canarie oppure le Hawaii, le Bahamas, in modo da fregare il sistema finanziario americano e truffare. I protagonisti sono Gary Oldman, Antonio Banderas e Meryl Streep. Pellicola interessantissima, ben ritmata, ed è molto interessante soprattutto il modo in cui viene narrato, perché abbiamo due narratori principali che sono due truffatori all'interno di questo Panama Papers, che sono appunto Gary Oldman e Antonio Banderas, che ironizzano un pochino sulla loro storia, sulla storia di questo film. Il terzo film che vi consiglio è Whiplash. Non c'è molto da dire, anzi ci sarebbe troppo da dire, per cui mi limito in alcune parole. Diretto e scritto da Damien Chazelle, pellicola interessantissima sull'ossessione della musica e anche su quello che ci si spinge a fare per compiacere una persona. In questo caso sono maestro di musica, che è di batteria, poi alla fine direttore d'orchestra, che è interpretato da J.K. Simmons, e il suo allievo batterista che è Miles Teller. Qua è davvero una pellicola eccezionale sotto tanti aspetti, tra cui il lato tecnico, narrazione in particolar modo. Poi un'altra pellicola, per restare un pochino più calmi, per vedere una pellicola romantica, abbiamo Before We Go, scritto e diretto da Chris Evans, pellicola molto interessante sul destino, sul fato e per niente melensa, vi dico. Sì, ha delle frasette un pochino così, soprattutto con la traduzione in italiano, però io l'ho apprezzata. Invece se volete qualcosa di più action, qualcosa d'azione, vi consiglio assolutamente la saga di John Wick. Trovate il 2 e il 3, uno su Netflix, il 2, e il terzo capitolo su Amazon Prime Video. Quindi John Wick consigliatissimo, con delle bellissime scene d'azione, e anche la trama, vi dico, non è assolutamente male. È molto interessante il modo in cui hanno creato questo universo, cioè è un vero universo di John Wick. Parlando sempre di saghe, troviamo anche un'altra saga che è un mio piccolo guilty pleasure, che è La Notte del Giudizio. Se volete qualcosa di spaccone, tamarro, trovate il primo e il terzo capitolo su Netflix, mentre il secondo e il quarto su Amazon Prime Video. Qua sapete benissimo di che cosa parla La Notte del Giudizio a livello di base, quindi una notte all'anno in cui si può fare qualsiasi tipo di violenza, qualsiasi tipo di cosa fuori dalla legge, non permessa dalla legge, per cui interessante, nel senso che è molto divertente, molto cacciarone e molto violento. Vi consiglio anche qualche film animazione che potete trovare su Netflix, che sono Pets e Sing, due pellicole abbastanza diverse, una della DreamWorks mi pare e una della Disney. A me sono piaciute entrambe. Pets mi ha fatto impazzire, Sing mi ha fatto impazzire soprattutto per le musiche e per il concetto di rialzarsi in piedi. Infatti una delle canzoni diciamo più famose di questo film è la cover cantata da Taron Egerton, pensate che coincidenze, di I'm Still Standing di Elton John. Poi passando verso diciamo il genere horror, io vi consiglio assolutamente The Witch,
so che può essere banale, ma è una pellicola che io ho amato alla follia di Robert Eggers. Non penso ci debbano essere qualche, diciamo, qualche spiegazione in più per descrivere questa pellicola. E anche La Babysitter. La Babysitter è un film molto leggero, con protagonista Bella Thorne, per cui alcuni diranno sì, però che film mi consigli? In verità io l'ho trovato davvero molto godibile, molto divertente. È uno slasher paradossale e anche abbastanza paranormale per alcuni versi, però se volete comunque intrattenervi, c'è questa pellicola che può fare al caso vostro. Un altro film che mi è piaciuto davvero tanto è A Quiet Place, lo trovate sempre su Netflix. Qua non si deve parlare, non so se vi ricordate bene Bird Box, che ha preso spunto poi da Quiet Place. Qua non si deve parlare, non ci si deve far sentire, sennò si viene mangiati vivi. E questo qua è il concetto del film, molto molto interessante. Nell'Erba Alta, anche di Natali, l'ho trovato abbastanza interessante. Forse il ritmo non è perfetto, però comunque tratto da un romanzo di Stephen King, come tantissimi film che stanno uscendo in questo momento, l'ho trovato abbastanza interessante come pellicola horror. Se volete invece stare un pochino più sul leggero, Baby Driver, Strafumati e Jumanji possono fare assolutamente al caso vostro. Passiamo ad Amazon Prime Video, perché anche qua ce n'è da dire abbastanza. Il primo che vi consiglio è The Report. Qua si parla delle torture che venivano inflitte da parte della CIA verso alcuni presunti terroristi dopo l'11 settembre 2001. Molto interessante, protagonista Adam Driver. Io l'ho trovato un film molto crudo, molto intenso a livello emotivo, ma che vi consiglio alla grande. Non è sicuramente qualcosa per stare leggeri, ve lo dico subito. Un'altra pellicola abbastanza pesante a livello emotivo è Beautiful Boy, con protagonisti Steve Carell e Timothée Chalamet. Qua si parla di un figlio che è un tossicodipendente ma non riesce ad uscire dalla sua dipendenza. Dura un pochino, cioè è abbastanza lungo come film, ma è molto interessante il modo in cui si rapportano i due protagonisti e il modo in cui il padre è effettivamente disperato e cerca di fare di tutto per poter salvare il proprio figlio. Davvero molto interessante. Sospiri di Luca Guadagnino, c'è qualcos'altro da dire se non che è una pellicola fantastica, un horror ben costruito, ben diretto, che è passato assolutamente in sordina. Io penso che non ci sia nient'altro da dire. Abbiamo Rocketman di Dexter Fletcher, questo qua è il biopic sulla vita di Elton John, fantastico, io l'ho adorato. Coreografie, il modo in cui ha messo in scena alcuni momenti della vita di Elton John, in cui ha interpretato a livello visivo alcune canzoni, davvero tanta ma tanta roba. Rispetto a Bohemian Rhapsody, questo Rocketman è molto ma molto ma molto più in alto. Parlando di cinema horror, invece vi consiglio Auguri per la tua morte. So che può sembrare un pochino scontato, ma io l'ho trovato una pellicola davvero molto godibile, molto divertente, che ho messo in relazione alla Babysitter con Netflix. Secondo me questo Auguri per la tua morte è molto ma molto più interessante e meglio costruito, però comunque guardate anche La Babysitter perché secondo me è carino. The End, l'inferno fuori, una pellicola horror italiana, uno zombie movie dove il protagonista in questa apocalisse zombie è intrappolato in un ascensore e non riesce ad uscire. Molto ma molto interessante, ve lo dico, regia davvero con grandissimi spunti a livello visivo, a livello di inquadrature e soprattutto anche la narrazione. Io mi sono divertito, sono rimasto intrattenuto e soprattutto colpito dalla regia di Misischia e dalla sua scrittura. Altri film, troviamo Lady Bird e Il filo nascosto, che erano agli Oscar del 2018, mi pare, in gara agli Oscar del 2018, entrambe pellicole molto interessanti, la prima di Greta Gerwig, la seconda di Paul Thomas Anderson, diverse, completamente diverse. Il primo è un film di formazione, un film di crescita, il secondo sull'ossessione, parla anche di moda, parla un pochino di tutto. Non so spiegarvi film di Anderson, molto difficili da comprendere e da riassumere. Troviamo anche Bumblebee e Fantastic Mr. Fox. Bumblebee, per restare un pochino così, spegnere un pochino il cervello, ed è una storia anche molto simile a Il gigante di ferro, a The Teal Extraterrestre. Io l'ho trovata davvero una pellicola davvero molto ma molto interessante. So che molti hanno detto sì, però parla di Transformers, è completamente diverso, ve lo dico, è completamente diverso rispetto alla saga di Transformers di Michael Bay. E Fantastic Mr. Fox, cioè, che dire, guardatelo, Wes Anderson alle prese con un film di animazione in stop motion. Mi limito qua. Serie TV, adesso vado un pochino di fretta, ho anche pochi titoli perché sono un pochino più avvezzo, diciamo, al cinema rispetto alle serie TV. Vi consiglio su Netflix The Good Place, con protagonista Kristen Bell. Wow, mi ha divertito da morire, ti fa anche riflettere. Qua si parla di
inferno, in paradiso, cioè queste persone che vengono mandate in paradiso, non voglio farvi spoiler, e successivamente succederanno alcune cose che gli faranno un pochino cambiare idea e dovranno scappare da una parte all'altra, dovranno risolvere. È una serie TV molto interessante sul, per quanto riguarda il lato comedy e per quanto riguarda il lato d'avventura, perché è sempre un'avventura in ogni episodio che passa. La seconda serie è sempre prodotta da Michael Schur ed è Brooklyn Nine-Nine, secondo me la più grande serie comedy degli ultimi anni, mi fa morire, si parla di polizia in modo eclatante. La cosa interessante è che ci sono sì tante battute, tante situazioni comiche, ma si riesce anche a trovare una regia abbastanza interessante, delle scene interessanti per quanto riguarda le azioni, cioè quando vanno a fare gli arresti, quando ci sono delle scene di inseguimento, di lotta, sono davvero ben dirette, cioè come un vero serial poliziesco. Poi ovvio si manda tutti in cacciare ed è questa la cosa più divertente di Brooklyn Nine-Nine, ed è davvero tanto, ma tanto ironica, vi giuro, funziona. La terza serie che vi consiglio è Atypical, qua si parla un pochino in modo leggero, anche se non è il termine adatto, ma spero che l'abbiate inteso come lo volevo intendere io, di autismo, di questo ragazzo autistico che però viene contestualizzato in un mondo completamente alla pari, nel senso che qua abbiamo il suo punto di vista, cioè dalla sua prospettiva, però viene tutto interpretato come se fosse una cosa normale. Tale è, cioè nel senso che l'autismo sì è un, diciamo, un problema di una persona, ma che qua viene fatto in questa serie TV, viene spiegato come se fosse qualcosa che non ti limita e che quindi siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi problemi, tutti gli stessi problemi amorosi a livello di scuola, a livello di relazioni eccetera eccetera, e anche tutti gli stessi pregi, per cui fantastica come serie, ben scritta, e adesso trovate anche l'ultima stagione che è uscita da poco. Black Summer, se volete buttarvi su qualcosa di horror, e Hill House. Black Summer si parla di un'apocalisse zombie, forse non è il caso, però è anche ironico e divertente e anche abbastanza ossimorico. Hill House, Mike Flanagan, non so, l'avete già sentita, per cui mi limito a questo. Living With Yourself, l'ultima che vi consiglio di Netflix, che si parla qua del tema del doppio, del convivere con se stesso, del convivere con anche i propri problemi e i propri peccati della vita precedente, vogliamo chiamarlo in questi termini, guardatelo assolutamente. Protagonista è Paul Rudd, quindi l'Ant-Man del Marvel Cinematic Universe, e fa morire da ridere e anche riflettere abbastanza. Amazon Prime Video, vi consiglio The Tick, una presa in giro dei nostri supereroi tanto amati americani. Fleabag, qua si parla di una serie davvero geniale nella messa in scena, nella narrazione, perché qua si ha tutto un punto di vista estremamente soggettivo, una critica e autocritica, è fantastica, davvero, guardatela, è difficilissimo spiegarla per me, perché è davvero molto, ma molto soggettiva. Mettiamolo in questi termini, soggettivo e personale. L'ultima serie che vi consiglio, ce ne sono davvero tante, tra cui Good Omens, The Purge, però adesso chiudiamo questo video perché è abbastanza lunghino. L'ultima serie che vi consiglio è The Man in the High Castle, qua si parla di una storia distopica e di un futuro ipotetico. E se avesse vinto Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa sarebbe successo? Questo qua è il grande quesito che apre tutta la storia di The Man in the High Castle, davvero interessante per il ritmo narrativo, che in alcune puntate è un pochino discostante, ti interessa un pochino poco quello che sta succedendo, però il mondo che si viene a creare è talmente tanto interessante che resti incollato allo schermo, vi giuro, guardatela se volete intraprendere una serie un pochino anche impegnata. Per cui questi sono i miei consigli riguardanti le piattaforme streaming Amazon Prime Video e Netflix. Io mi chiamo Jack, mi trovate sul mio canale come Il Canale di Jack, su YouTube come Il Canale Jack, oggi non so parlare, e anche su Instagram sempre con il medesimo nome. Mi raccomando, non fatevi prendere dal panico causa coronavirus, causa questa allerta, questo allarme per questo virus. Restate in casa a guardare queste serie TV, questi film che ve ne ho consigliati davvero una marea, e se andate fuori fatelo con cautela, ovviamente seguendo le norme che sono consigliate dal governo. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle ore 14 con un nuovo video di Nerd Week. Mi raccomando, statemi bene, passate un weekend e ciao a tutti.